Salve amici, mi chiamo Leonardo. La storia di oggi si svolge nella piccola città di Sarasota, in Florida, una città turistica sul caldo Golfo del Messico, una città accogliente dove la gente si sentiva al sicuro fino a un evento. Tutto inizia con la vita di Carly, 11 anni, che come ogni bambino ha varie vicende. I genitori della ragazza hanno divorziato da tempo, ma lei ha continuato ad amarli entrambi. Ogni fine settimana trascorreva con il padre, volando da lui a New York. Ma Carly viveva con la madre e il patrigno. Era una delle bambine più meravigliose, gentile e positiva, e cercava sempre di trasmettere il suo eterno ottimismo alle persone che la circondavano. Era così grazie a suo padre. Carly aveva i capelli biondi, gli occhi azzurri e il naso all'insù. Gli amici, i parenti e gli altri vedevano che bella ragazza e che carattere aveva. Tutti dicevano che in futuro sarebbe diventata una modella o un'attrice famosa. Ma i parenti e la stessa Carly non potevano sapere che purtroppo non sarebbe successo. Il 31 gennaio 2004 era un giorno qualunque. Carly, nel suo fine settimana, decise di andare a casa di un'amica per la notte. Le ragazze fecero tutte le cose che tutte le amiche fanno quando pernottano a casa dell'altra. Si dipinsero le unghie a vicenda, ascoltarono musica e spettegolarono sui loro compagni di classe. Il tempo della visita è volato così velocemente che le ragazze non si sono accorte dell'arrivo della sera. Come è consuetudine in tutte le famiglie, la domenica sera tutta la famiglia doveva riunirsi e guardare la partita del Super Bowl. Carly voleva davvero tornare a casa per quell'ora e così disse alla mamma della sua amica che i suoi genitori la stavano aspettando a casa e che poteva tornare a casa da sola. La mamma dell'amica era preoccupata, ma Carly ha insistito ed è tornata a casa alle 6 del pomeriggio. 13 minuti. Questo è il tempo impiegato per raggiungere la strada dove viveva la famiglia Brucia. Erano solo 750 metri. Dopo che Carly se n'è andata, la mamma dell'amica ha contattato i genitori perché era preoccupata e ha detto che Carly era uscita da sola. Susan, la mamma di Carly, era molto preoccupata per la figlia che era uscita completamente da sola, anche se la distanza era di soli due isolati. Susan, preoccupata, chiese a Steven, suo marito e patrigno di Carly, di andarle incontro. Steven va subito incontro a Carly. Dovevano incontrarsi a metà strada ed entrare nel negozio. Steven ha sempre viziato la figliastra e la sera prima aveva promesso, prima dell'incontro, di comprarle un mucchio di dolci. Steven percorse più volte l'intero tragitto, ma non riuscì a trovare Carly. La ragazza scomparve. Da quel momento inizia l'orrore nella vita di Carly e dei suoi genitori. I sentimenti di preoccupazione e di eccitazione non erano vani, perché in futuro si attendevano eventi che avrebbero portato allo shock dell'intera città. Steven cercò Carly per oltre un'ora. Passò di lì ancora un paio di volte nella speranza che lui e Carly si fossero semplicemente allontanati per strade diverse. Era evidente che le era successo qualcosa. Dopotutto, la distanza tra le case non era poi così grande e il percorso era noto a tutti. Susan e Steven si rimisero alla ricerca di Carly. Camminarono per le strade, guidarono per i quartieri gridando ad alta voce, cercando la ragazza per nome. Cercarono in tutti i luoghi sospetti, come un pianerottolo boscoso, e in quel momento notarono qualcosa di piuttosto strano. Un carro a attrezzi rosso li stava superando molto lentamente e decisero di seguirlo. Susan e Steven continuarono a seguire il carro a attrezzi e videro che stava andando a casa dell'amica di Carly, cosa che ovviamente li sorprese. Lo stesso carro a attrezzi rosso che avevano visto poco prima era parcheggiato davanti alla casa dell'amica da cui Carly era uscita un paio d'ore prima ed era scomparsa. Era parcheggiato davanti alla casa dell'amica di Carly. Questo fatto è sembrato strano ai genitori. Dopo essersi resa conto che Carly non si trova da nessuna parte, Susan decide che è arrivato il momento di chiedere aiuto e chiama il 911. Di solito, quando un adulto scompare, gli agenti di polizia aspettano 24 ore prima di iniziare le ricerche. La ricerca di bambini richiede sempre un'azione immediata. Così gli agenti si dividono immediatamente in squadre e iniziano a interrogare la famiglia dell'amica di Carly e i genitori di Carly, Steven e Susan.
Gli investigatori hanno controllato il percorso e l'area circostante, ma la bambina non è stata trovata. Steven e Susan sono disperati e non sanno cosa fare. Gli amici della famiglia di Carly si uniscono alle ricerche. Su tutti i muri e i pali della città si vedono volantini con una foto e la scritta Carly scomparsa. Il mattino seguente accadde qualcosa di sospetto che fece dubitare di Steven, il patrigno di Carly. Mentre distribuiva volantini in un'azienda locale, chiese a uno dei dipendenti se poteva acquistare sostanze illegali per lui. I dipendenti hanno pensato che questo fosse molto sospetto, perché la figliastra era scomparsa solo da un paio di giorni. I dipendenti hanno contattato le autorità e hanno raccontato l'accaduto. Anche gli investigatori hanno tenuto d'occhio Steven, ritenendolo sospetto. La polizia decise di convocare Steven per un interrogatorio. Durante l'interrogatorio, Steven ha dichiarato di essere stato a casa con Susan per tutto il tempo e anche lei lo ha confermato. Inoltre, quando stava camminando lungo la strada per incontrarla da un amico, è stato al telefono con Susan per tutto il tempo, come confermato dai tabulati telefonici. Steven ha riferito di non aver trovato Carly e di aver percorso la strada di Carly per oltre un'ora per cercarla. Una volta verificato l'alibi di Steven, egli rimase un sospettato. Ma Steven si ricordò di un carro attrezzi rosso sospetto che lui e Susan avevano visto il giorno della scomparsa. Il proprietario era Ron Schockett. Ron frequentava da mesi la madre della sua amica Carly. Steven disse alla polizia di aver visto il camion guidare lentamente vicino a un'area boschiva subito dopo la scomparsa di Carly e di aver parcheggiato vicino alla casa dell'amica di Carly. Gli investigatori iniziarono a verificare anche questa teoria. Hanno convocato Ron per interrogarlo. Ron ha riferito di essere uscito per andare al lavoro prima che Carly se ne andasse e di non aver notato nulla di insolito. La polizia seguì anche gli spostamenti di Ron quel giorno, verificò il suo alibi e lo escluse dai sospetti perché era al lavoro al momento della scomparsa di Carly, come confermato dal suo datore di lavoro e dalle telecamere di sorveglianza. Il giorno successivo alla scomparsa di Carly, la polizia decise nuovamente di parlare con Susan. La donna affermò davanti agli agenti che sua figlia non era mai scappata prima e che non aveva motivo di pensare che Carly potesse essere scappata. Tuttavia, le informazioni che giunsero dagli amici di Carly divergevano notevolmente dalla versione raccontata da Susan. L'amica di Carly ha riferito alla polizia che il giorno precedente era stata estremamente depressa e turbata. Nelle sue conversazioni aveva espresso riluttanza a tornare a casa, sostenendo che c'erano troppe responsabilità che l'aspettavano lì. Queste nuove informazioni hanno portato le forze dell'ordine a considerare la possibilità che Carly avesse deciso di andarsene volontariamente. Tuttavia, data la sua giovane età, gli investigatori non possono scartare completamente la teoria del rapimento. Nel tentativo di fare completa chiarezza, gli investigatori hanno chiesto a Susan di contattare il dentista di Carly per ottenere le impronte dentali, che potrebbero essere utili in caso di identificazione. Il mattino seguente, gli agenti di polizia arruolarono i cani poliziotto nella ricerca di Carly. Susan e Steven fecero entrare i conduttori dei cani nella camera da letto della figlia. I cani annusarono le lenzuola della camera e i vestiti della ragazza e rilevarono le tracce. Hanno seguito il percorso previsto da Carly, dalla casa dell'amica a casa sua. Le tracce di Carly hanno condotto la polizia a un autolavaggio, da cui Carly, a quanto pare, voleva prendere una scorciatoia. Vicino all'ingresso posteriore dell'autolavaggio, i cani hanno perso le tracce di Carly. Fortunatamente, l'area era dotata di due telecamere, una che riprendeva le auto più vicine all'ingresso, l'altra che riprendeva la zona più lontana. Purtroppo per i poliziotti, c'erano anche dei punti ciechi che rimanevano fuori dalla vista. La polizia si rese conto che se Carly era stata portata via da un criminale, era improbabile che lo avesse fatto sotto la sorveglianza delle telecamere. Ma si sedettero per studiare i filmati. La telecamera all'ingresso non ha ripreso nulla. Gli agenti hanno esaminato tutti i filmati dalle 6 alle 9 di sera, ma non c'erano riprese. Tuttavia, una seconda telecamera, che si trovava nell'angolo più lontano, è riuscita a catturare alcuni momenti interessanti. Alle 6 e 21 di sera ha ripreso Carly. Camminava con passo tranquillo verso la casa.
Carly indossava la stessa maglietta rossa e gli stessi jeans blu, e i suoi capelli erano acconciati in un piccolo fascio. Improvvisamente è apparso nell'inquadratura un uomo, di carnagione bianca, tarchiato, di media altezza, con i capelli scuri e un segno particolare, un tatuaggio sull'avambraccio. Lo sconosciuto indossava una tuta da lavoro blu scuro con un cartellino, come se lavorasse in una stazione di servizio o in un'officina. Il presunto autore si è avvicinato a Carly, ha detto qualcosa, poi le ha afferrato i polsi e l'ha trascinata verso l'angolo morto della telecamera. Probabilmente è stata l'ultima persona a vedere Carly viva. Criminale o no, avrebbe dovuto essere trovato al più presto e scoprire cosa è successo proprio in quel parcheggio il 1 febbraio alle 6:21 di sera. La qualità orribile delle riprese della telecamera di sicurezza rendeva impossibile vedere un volto, tantomeno un cartellino con il nome dell'uomo. C'era solo una speranza: coinvolgere il pubblico nelle ricerche. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso avevano fatto il giro dei telegiornali per 24 ore e i filmati erano stati pubblicati sui quotidiani. Dovevano diffondere la notizia il più possibile. Forse qualcuno poteva riconoscere una persona dalla sua forma, dalla sua corporatura o dalla sua andatura. La polizia aprì un call center speciale, sperando di ottenere informazioni su ciò che era accaduto a Carly, o almeno qualche informazione da possibili testimoni oculari. In 24 ore ricevettero più di 700 chiamate. Gli operatori registrarono ogni dichiarazione, ma tutte non ebbero successo, finché, verso sera, ottennero la pista che li portò a trovare il colpevole. Martedì 3 febbraio, la polizia ha ricevuto una telefonata da un uomo che diceva di conoscere l'uomo della videocassetta. L'interlocutore si è identificato come un suo socio in affari. Ha detto che l'uomo si chiama Joseph Smith ed è facilmente riconoscibile per la sua particolare uniforme e l'andatura goffa. Gli agenti di polizia hanno immediatamente colto una pista a lungo attesa. Mentre gli operatori continuavano a rispondere al telefono, gli investigatori hanno analizzato le informazioni su Joseph Smith. L'uomo è arrivato nella contea di Sarasota da Brooklyn, New York, nel 2003. Di mestiere faceva il meccanico di auto, era sposato ma aveva divorziato due volte. Le sue tre figlie adulte erano laureate. Il nuovo sospettato aveva 37 anni. Aveva una lunga fedina penale e i suoi precedenti penali risalivano al 1993. Si trattava di una serie di accuse, tra cui l'adescamento di minori. Joseph Smith, che ha sofferto di problemi alla schiena per la maggior parte della sua vita, era gravemente dipendente da sostanze illegali. Era stato arrestato numerose volte, tra cui tre volte per aver aggredito delle donne. Al momento della scomparsa di Carly, era in libertà vigilata. Uno dei colleghi di Smith ha riferito che si era comportato in modo strano dopo la scomparsa di Carly e che il giorno prima non si era presentato affatto al suo turno. Ha anche riferito che Smith aveva fatto uso di sostanze illegali. Questo collega ha confermato che l'uomo nella videocassetta assomigliava molto a Smith nell'aspetto, nel comportamento e nell'abbigliamento. Anche un altro collega ha confermato che l'uomo della videocassetta assomigliava molto a Joseph Smith e ha riferito che il giorno successivo al rapimento di Carly, Smith si è presentato al lavoro sotto l'effetto di sostanze illegali. I colleghi di Smith hanno detto che Joseph aveva problemi sul lavoro a causa di sostanze illegali e debiti. La polizia decide di rivedere tutti i video dell'autolavaggio di poco prima del rapimento di Carly per cercare di collegare il rapitore a una delle auto che passano o si fermano vicino all'autolavaggio. I colleghi di Joseph hanno riferito che guidava una Lincoln marrone. Tuttavia, al momento del rapimento era in riparazione. Tra tutte le auto che passavano nel campo visivo delle telecamere, la polizia ha considerato sospetta una Buick Station Wagon di colore chiaro che si è fermata nel parcheggio dell'autolavaggio circa 3 minuti prima del rapimento di Carly. L'auto si è fermata brevemente nel parcheggio e si è allontanata. La qualità delle riprese video non ha permesso alla polizia di determinare il numero di targa o di identificare il conducente. La polizia decise di recarsi a casa di Joseph Smith. Gli agenti arrivarono a casa di amici di Joseph, da cui affittava una stanza, poiché la moglie lo aveva cacciato di casa. Joseph aprì la porta con un volto sorpreso e sembrò scioccato di essere stato scambiato per il rapitore.
Gli agenti di polizia continuarono a interrogare Joseph, prestando attenzione ai dettagli del suo alibi. Joseph ha insistito sul fatto che era a casa a godersi il Super Bowl al momento della scomparsa di Carly e che i suoi amici potevano confermare la sua presenza in quel momento. Tuttavia, quando Gilly è stata presentata l'immagine di una videocamera di un uomo che gli assomigliava molto, Joseph ha improvvisamente ammesso che l'uomo gli assomigliava. Tuttavia, ha insistito sul fatto che quella sera era a casa e non poteva trovarsi nella zona dell'autolavaggio. Gli investigatori hanno deciso di effettuare ulteriori controlli, chiedendo a Joseph di mostrare le mani e di rimboccarsi le maniche. Durante questo controllo si è scoperto che Joseph aveva tatuaggi sull'avambraccio simili a quelli visti nei filmati di sorveglianza. Inoltre, gli investigatori hanno osservato diversi graffi freschi sul viso e sulle mani. Durante ulteriori colloqui con gli investigatori, Joseph ha ammesso di aver effettivamente preso in prestito una station wagon di colore chiaro dai suoi amici quel giorno. Tuttavia, ha affermato di averla guidata solo fino a un porticciolo vicino per godersi la vista dell'acqua prima di tornare a casa. Le indagini sono proseguite. La polizia era certa del coinvolgimento di Joseph nella scomparsa di Carly. Tuttavia, la proprietaria dell'appartamento da cui aveva preso in affitto, Mimi, confermò il suo alibi, confondendo un po' gli investigatori. La polizia ha condotto una perquisizione completa e approfondita della Lincoln di Joseph, dove ha trovato diverse siringhe, sostanze illegali e cucchiai, e ha arrestato Joseph per aver violato i termini della sua libertà vigilata. Poche ore dopo l'arresto di Joseph, la polizia è stata contattata dall'amico di Joseph e marito di Mimi, Jeff Pincus, e Gilly è stato detto che Mimi aveva confuso le date quando ha rilasciato la sua dichiarazione. Hanno dichiarato di avergli effettivamente prestato l'auto, ma che non era tornato la sera come promesso e che era arrivato solo poco prima del mattino. Hanno anche testimoniato che prima che Joseph partisse, avevano azzerato il contachilometri e che, dopo il ritorno di Joseph, lo avevano controllato e avevano scoperto che aveva percorso più di 300 miglia. L'auto aveva un aspetto malandato e il sedile posteriore era abbassato. Gli agenti hanno poi chiesto agli amici di Joseph se ricordavano cosa indossasse quando era uscito di casa. Jeff ha risposto che indossava un uniforme da meccanico. Per gli agenti era ovvio, ma era necessario trovare prove inconfutabili del coinvolgimento di Joseph nel caso. La polizia ottenne dagli amici di Joseph il permesso di perquisire la loro casa, dove Joseph aveva affittato una stanza, ma non trovò nulla che potesse provare il coinvolgimento di Joseph nella scomparsa di Carly. Inoltre, la polizia non riusciva ancora a capire dove fosse Carly. La polizia ha perlustrato le aree boschive vicine al luogo in cui Carly è stata vista per l'ultima volta nella videocassetta. Tuttavia, la ricerca non ha dato alcun risultato. Mentre la polizia cercava diligentemente Carly, uno dei conoscenti di lunga data di Joseph arrivò all'edificio della polizia in quel momento. Egli confermò che l'uomo della videocassetta assomigliava molto a Joseph e fornì anche alcune informazioni molto importanti. L'uomo ha detto che Joseph aveva recentemente parlato del suo crescente desiderio di aggredire le donne. Dopo questa conversazione, gli agenti di polizia hanno trasportato Joseph dalla prigione alla stazione di polizia per interrogarlo. Joseph entrò nella stanza degli interrogatori. Voleva parlare con sua madre o con suo fratello. Il detective ha convinto Joseph a contattare l'ufficio del difensore pubblico e a farsi visitare da un avvocato. Durante l'interrogatorio, gli agenti non sono mai riusciti a ottenere nulla da Joseph, così è stato trasferito di nuovo in carcere. Lì riuscì finalmente a parlare con suo fratello John. Ciò che raccontò al fratello confermò i peggiori timori di tutti. 5 giorni dopo la scomparsa di Carly, John, il fratello di Joseph, decise di contattare la polizia e raccontò un terribile segreto. Mostrò alla polizia dove si trovava il corpo di Carly. Li indirizzò verso la chiesa di Proctor Road, nel bosco. John rivelò che suo fratello aveva confessato il rapimento e la brutale aggressione a Carly. John disse che era stato Joseph a uccidere Carly, a picchiarla e infine a strangolarla con un laccio da scarpe. Ha confessato che avrebbe voluto usare strumenti taglienti, ma temeva di non essere in grado di lavare l'auto dopo. La confessione era così crudele e disgustosa
che il fratello non riusciva a esprimere le sue emozioni ed era terribilmente scioccato da un segreto così terribile. Sentendo il segreto del fratello, John pensò che avesse fatto uso di sostanze proibite o commesso un furto, ma non poteva pensare che sarebbe arrivato a tanto. Poi anche la madre di Joseph informò la polizia che il figlio l'aveva contattata e aveva confessato ciò che aveva fatto. La polizia trovò i resti di Carly esattamente dove John aveva indicato. Carly si stava chiaramente dimenando e cercava di lottare per la vita. La causa della morte è stata determinata dalle indagini come strangolamento. Gli investigatori hanno anche confermato che il corpo di Carly era stato aggredito da Joseph. L'esame forense ha confermato la presenza di tracce di DNA di Joseph sul corpo di Carly, nonché di fibre di vestiti e capelli di Joseph. In altre parole, la colpevolezza del colpevole era pienamente provata. Nell'auto che Joseph aveva preso in prestito dagli amici quel giorno, sono stati trovati due capelli appartenenti a Carly e diverse fibre di vestiti che corrispondono a quelli che Carly indossava quel giorno. Joseph fu accusato di omicidio. L'avvocato della difesa cercò di sostenere che gli agenti di polizia avevano incastrato il suo cliente, ma i fluidi corporei e i capelli di Joseph furono trovati sul corpo di Carly. Secondo la versione dell'accusa, quel giorno Joseph Smith aveva assunto una dose shock di sostanze psicotrope. E poi l'opinione pubblica si è indignata per il fatto che un uomo con un tale passato criminale e tali tendenze criminali sia uscito dal carcere, dove era stato incarcerato 13 volte negli ultimi 10 anni. E perché fosse stato rilasciato così tranquillamente? Inoltre, circa un mese prima del rapimento di Carly, le autorità locali chiesero a un giudice della Florida di emettere un mandato di arresto per Joseph Smith a causa di una violazione della libertà vigilata. Tuttavia, il giudice non emise il mandato, sostenendo che la polizia non aveva compilato i documenti necessari. E così si è arrivati al ragionamento che se quest'uomo fosse stato tenuto al riparo dalla società fin dall'inizio, forse anche questo terribile caso si sarebbe potuto evitare. La piccola Carly sarebbe viva e sua madre non avrebbe dovuto vivere tutti questi terribili eventi. Il giorno in cui tutto fu deciso fu il 24 ottobre 2005. Joseph Smith fu dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e condannato a morte per iniezione letale. Rimase in carcere in attesa della condanna a morte. Smith era sospettato anche dell'omicidio avvenuto nel 2000 della 25enne Tara Riley, trovata morta e nuda in uno stagno dietro un negozio Walmart. Ma quel caso non è mai stato risolto. Anche se John, che si è opposto al fratello in tribunale, ha affermato che è stato Joseph a uccidere Tara, ma lui è un codardo e non può ammetterlo. John era sicuro al 100% che suo fratello fosse colpevole anche di questo. John ha detto: «Mio fratello è il vigliacco per eccellenza. Per tutta la vita ha insultato e umiliato chi era più debole di lui. Non ammetterà mai quello che ha fatto e se sarà lasciato libero, chissà quante altre vite innocenti toglierà. È sempre stato così ed è per questo che sua moglie è scappata da lui. Ma i suoi genitori hanno creduto fino all'ultimo che fosse un brav'uomo». Il 18 luglio 2017 la condanna a morte di Joseph è stata annullata ed è stata firmata una nuova legge. In base ad essa, la giuria avrebbe dovuto votare 10 su 10 a favore della pena di morte. Joseph avrebbe dovuto ricevere una nuova udienza di condanna. Tuttavia, è stata rinviata. La madre di Carly, Susan, non appena ha saputo della morte della figlia, ha iniziato a fare uso di sostanze illegali. La morte della sua unica figlia è stata per lei una perdita insopportabile. Susan ha cercato di riprendersi, ha aiutato il Children's Defense Fund e altri genitori nella ricerca della scomparsa. Con tutte le sue forze ha cercato di aiutare gli altri a non affrontare eventi così terribili. Dopotutto, Susan capiva cosa significava vivere un'esperienza del genere. Ma dopo aver saputo che Joseph sarebbe stato graziato dalla pena di morte e forse successivamente rilasciato, Susan perse il senso della vita, non riuscì a sopportarlo e morì, assumendo una dose letale di sostanze proibite. Smith era in attesa di un'udienza di revisione della sentenza prevista per il 2019 che avrebbe potuto salvargli la vita. Joseph Smith riuscì a evitare la pena di morte, ma nel marzo 2021
l'ufficio del procuratore generale confermò che avrebbe dovuto avere una nuova udienza di revisione della sentenza. Smith morì il 26 luglio 2021 in carcere all'età di 55 anni. La causa della sua morte non è ancora stata determinata. Alla fine di questa storia, vorremmo dire che il colpevole ha tolto la vita alla piccola Carly, ha rovinato la vita di Susan, della famiglia di Carly e degli amici. È stato anche coinvolto in altri crimini orribili che non potranno mai essere giustificati. Cosa ne pensate? Condividete i vostri pensieri su questa storia nei commenti. Abbonatevi, mettete mi piace e grazie per aver guardato. Abbiate cura di voi e dei vostri cari.